Bel lavoro con i partigiani, Carl. L'OSS è soddisfatta. E per quanto riguarda la Sicilia? Ho saputo che l'operazione Husky è filata liscia per voi. E anche che Eisenhower ha piani più ampi. Un'invasione del continente. Ike ha sempre piani più ampi. Il punto è che abbiamo sollevato un gran vespaio. C'è del movimento. Che movimento? L'ha detto il tuo informatore? Dorfman, non questa volta. Direttamente dai ragazzi della ricognizione aerea. C'è un cantiere navale, più avanti, sulla costa. I tedeschi trasportano qualcosa. Hai idea di che cosa si tratti? È sotto stretta sorveglianza, deve essere qualcosa di molto prezioso. E qui entro in gioco io, vero? Capito al volo, amico mio. Servono dettagli. Che cos'è e la destinazione. E poi dopo? Sembra che i tedeschi siano impegnati in qualcosa di grosso. Husky significa che abbiamo bombardieri nell'area. Ora, quando avrai fatto quello che devi fare, bene, perché non fai un cenno ai nostri piloti? Una lama niente male. Era di mio padre. Era? L'hanno preso di notte quelli di Bomb. Non si sa più niente. Niente. Da allora. Mi dispiace. Come disse un tempo il sommo poeta. Poca favilla, gran fiamma, seconda. Mio padre era la favilla. Per questo lo seguivano. I partigiani? Io non lo sapevo. Era mio padre e il loro leader. Un'eredità impegnativa. Sì, molto. Finché non vedrò il corpo, io continuerò a sperare. A noi, la speranza dà forza. Contento della tua piccola vittoria al viadotto? Erano i tuoi ordini. Ti ringrazio, tenente. Però i partigiani sono appesi a un filo. Servono munizioni, carburante, medicine. Mamma mia, quante medicine ci servono. Per il tifo. Sta decimando all'Agra. Alcuni dei nostri mostrano già i segni del contagio. Sappiamo che i nazisti stanno trasportando i vaccini dal cantiere. Se riuscissi a scoprire dove si trovano... Farò il possibile. Qualcosa ti preoccupa? Un uomo di nome La Terza, il comandante del porto. Un tuo amico? Il tipo più corrotto e disonesto che abbia conosciuto. Fatta eccezione per quel bastardo di Böhm. Quindi non è un amico? È un traditore. Ha mandato a morire molti dei nostri. Qualcuno dovrebbe farne un esempio. Tu dici... L'angelo conosce la situazione. È la nostra leader. Ha altro di cui occuparsi. Senza di lei, non siamo niente. Non credo ne sia convinta. Si è fatta avanti quando quelli di Bomb hanno preso suo padre. Era un uomo straordinario. Ha lasciato un grande vuoto, lo capisco. Lei è la degna erede di suo padre. Dovrebbe rendersene conto. Quindi l'hanno preso quelli di Bomb. Nessuno ha mai visto il corpo. Deve essere dura per lei. Non è solo quello, Carl. L'OSS sapeva che suo padre era stato preso, ma non lo considerava un elemento strategico. Quindi non fecero niente per salvarlo. Niente.
Questo posto brulica di guardie. Meglio non farsi vedere se voglio ottenere le informazioni che mi servono. Devo aver preso tutto.
non c'è altro. Merci nel cantiere. Questo sarà molto utile. Devo scoprire dove è diretta la spedizione. Chissà che cosa nasconde. Spedizioni per Allagra. A quanto pare hanno dei problemi con la mafia che continua a derubare il cantiere navale. Buona a sapersi.
Ein Geräusch. Non dureranno molto. Thank you.
pensa che ho preso tutto quello che serve. Dove si trovano.
Là dentro è tutto illuminato. Non c'è altro. Tirerà sicuramente l'attenzione su di me. Qui non c'è altro. Non scherzano.
Questo sarà molto utile. Sorta di sistema di guida. Trovo nient'altro. Oh.
Non c'è altro. Thank you.
preso tutto. Tutto quello che serve. Thank you.
questo sarà molto utile.